Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo e ben ritrovati. Salutiamo subito i nostri ospiti. Buonasera Vittoria Colizza, direttrice del laboratorio di ricerca e analisi dell'Istituto Francese di Sanità. Buonasera Massimo Cacciari, filosofo. E buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, stasera qui in studio con noi. Quindi doppio benvenuto. Allora, avete sentito, Berlusconi sta migliorando, ma ora anche la sua primogenita Marina è positiva al Covid. Poi c'è il nuovo protagonista del Premier Conte, le mille grane che lo aspettano, dalle regionali al referendum, dall'aumento dei contagi alla riapertura delle scuole. Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, allora Silvio Berlusconi sta migliorando al San Raffaele dove è ricoverato e ovviamente gli facciamo i migliori auguri. Ora è positiva al Covid anche la sua primogenita Marina e proprio lei ha avuto nei giorni scorsi un duro scontro con Carlo De Benedetti. Ci ricordiamo che l'ingegnere aveva fatto gli auguri a Berlusconi ma ha anche ricordato che lui non ha cambiato idea sull'ex premier, ha detto che Berlusconi ha fatto male all'Italia e che resta un imbroglione. Tu ancora non ti sei espresso. E non credo che mi esprimerò fino a quando Berlusconi non verrà dimesso in piena forma, nel senso che io credo che ci voglia anche un po' di stile. Abbiamo spesso rimproverato, secondo me giustamente, a Berlusconi il fatto di usare anche vicende private, anche vicende di salute, come armi di lotta politica per avvantaggiarsene in tante situazioni. Io credo che sia sbagliato anche da parte di chi lo ha sempre contrastato, come il sottoscritto. Non credo che sia un deficit di informazione smettere di ricordare per una settimana i suoi precedenti penali, le sue pendenze penali, i suoi conflitti di interesse e i danni che ha fatto all'Italia. In questo momento è un signore malato, di una certa età, che corre determinati rischi, e quindi credo che un minimo di stile imponga che in questo momento si sospenda. Tanto le cose le abbiamo dette, le sappiamo, ci sono i libri, gli articoli, chiunque voglia consultarli lo può fare. Penso che De Benedetti, che peraltro 2 mesi fa diceva che preferiva Berlusconi a Conte, quindi insomma non è che proprio ne dicesse peste e corna, adesso avrebbe potuto anche sorvolare e aspettare l'uscita dall'ospedale di Berlusconi per ricominciare a fare la sua legittima azione di critica come ogni cittadino. D'accordo, professor Cacciari, e il ricovero e la malattia di Silvio Berlusconi e della sua famiglia cambiano la percezione della minaccia coronavirus nel nostro paese dopo un'estate dove sicuramente è stata allentata l'attenzione? Ma perché dovrebbero? I rischi che si corrono sono noti. Sia da noi che in altri paesi europei, quindi il timore è del tutto giustificato, siamo ancora, l'epidemia non è stata sconfitta, ma nello stesso tempo dobbiamo essere, credo, del tutto coscienti che un nuovo lockdown sarebbe per il nostro paese l'assoluto disastro, quindi occorre sapere che dobbiamo allacciare le cinture di sicurezza, che non possiamo bere guidando, che dobbiamo rispettare i semafori e tutta una serie di regole che vanno rispettate, ma che occorre andare, non c'è niente da fare. Ed è augurabile che l'epidemia, il lockdown trascorso abbia insegnato qualcosa, io mi auguro, perché altrimenti davvero è un disastro. Cioè, spero che abbiamo imparato a non affrontare la questione dalle Alpi del Liberio allo stesso modo. Spero che abbiamo imparato
ad intervenire tempestivamente, come non è stato fatto a Bergamo, Valbrombana, eccetera, eccetera, anche per settori, no? Non necessariamente chiudendo tutto anche dove forse non ce n'era tanto Ma la bisogno. cacciare l'ha colpita la vicenda di Berlusconi e della sua famiglia che si sono ritrovati tutti contagiati? Perché se non abbiamo imparato nulla durante la passata emergenza, allora sì, è un disastro. Sente. Allora, abbiamo un problema con l'audio. Dottoressa Colizza, intanto le voglio chiedere, i rischi sono ormai noti a tutti, i rischi del coronavirus e di un allentamento delle misure di sicurezza e siccome il presidente francese Macron non ha escluso un nuovo lockdown generale, invece il Premier Conte, proprio a 3 giorni del Fatto Quotidiano, lo ha totalmente escluso. Ora Cacciari ha appena finito di dire che sarebbe un disastro un nuovo lockdown generale. Lei cosa pensa? Allora, credo che il presidente Macron si riferisse a un lockdown regionale, quindi più specifico su una zona. Senza dubbio un lockdown generalizzato, sono abbastanza d'accordo, sarebbe un grande fallimento in realtà. Significherebbe che noi non siamo stati in grado in realtà di capire e di mettere in atto tutta una serie di misure che oggi sono esistenti per poter controllare questa epidemia. Ovviamente questo però significa che, come diceva giustamente il professor Cacciari, dobbiamo mantenere alta questa guardia, cioè devono entrare queste misure di distanziamento fisico, di uso della mascherina e queste riduzioni del proprio rischio personale, a livello personale devono entrare a far parte della nostra vita quotidiana e allo stesso tempo ci deve essere ancora un impegno molto forte dell'autorità per continuare tutto ciò che riguarda il sistema di tracciamento e isolamento dei casi, non lo dimentichiamo. Dottoressa Colissa, le voglio chiedere una cosa sulla famiglia Berlusconi, perché diciamo, si sono tutti sottoposti continuamente a test, a tamponi, eppure sono rimasti tutti, o quasi tutti, contagiati. Pare che abbiano fatto controllare anche gli ospiti che entravano e uscivano dalle loro case. Com'è possibile che tutta la famiglia sia rimasta contagiata? Questa è la prova che il virus sia estremamente Basta contagioso uno. e anche la prova che ci sia una trasmissione molto forte in fase presintomatica, o in fase completamente asintomatica. E dobbiamo anche ricordarci che il test viene utilizzato a motivi diagnostici. Un test negativo, non significa che non si è infettati, si può essere infettati in una fase di incubazione, per cui il test non rivela ancora la presenza del virus. L'isolamento, e non è sicuramente una misura di prevenzione della trasmissione, questo deve essere chiaro. L'isolamento è la sola misura per poter prevenire la trasmissione agli altri. Quindi una volta che si è positivi, chiaramente l'isolamento è quello che evita la trasmissione. In un caso di diciamo, in un contesto familiare, la trasmissione diventa particolarmente importante perché abbiamo dei contatti che sono stretti, molto frequenti e prolungati nel tempo, quindi, e al chiuso anche molto spesso. Quindi tutte queste condizioni vanno ad aumentare il rischio di propagazione. Nei mesi estivi, i cluster identificati all'interno, diciamo, dei ritrovamenti familiari, delle feste familiari, erano la causa numero uno, numero due, trovata, diciamo, nei cluster identificati in Francia. E poi tu, Marco, adesso facevi segno, basta Ne uno, basta no? uno. Ne basta uno contagiato. Se una cosa insegna il caso di Berlusconi, che è più famoso e quindi tutti lo stanno seguendo, è proprio il fatto che se uno sfugge a queste regole e per un'imprudenza si contagia e poi rientra in famiglia, no? È quello che può succedere adesso che si ricongiungono i nuclei familiari dopo l'estate in cui sono stati sparpagliati. Perché abbiamo i giovani contagiati e gli anziani no, al contrario di febbraio e marzo? Perché abbiamo gli anziani che si proteggono e che hanno vissuto protetti quest'estate e i giovani che spesso si sono dati giustamente anche alla bella vita. Se adesso rientrano in famiglia contagiati senza essersi fatti il tampone, i controlli, eccetera, oppure sono asintomatici o in fase di incubazione, il tampone da esito negativo, possono ricontagiare, diciamo, le fasce più anziane della famiglia e allora possiamo rischiare anche un ritorno delle terapie intensive con dei numeri più alti di quelle che abbiamo. Quindi il caso di Berlusconi dovrebbe insegnare qualcosa anche nel centrodestra, dove invece
tira una certa aria di negazionismo o di leggerezza, ecco, questo... Ricordiamocelo, sì, che bisogna sempre ancora fare massima attenzione. Senti, Marco, parlavamo all'inizio della puntata del Premier Conte, io intendevo dire che vediamo un nuovo protagonismo del Premier Conte. Lui ha annunciato il suo sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Cacciari dice che voterà no a quella che il professore definisce una marchetta sull'altare della più miserabile demagogia. Visto che il Fatto Quotidiano è in campo invece per il sì al taglio dei parlamentari. Ecco, ma dove sbaglia Cacciari? Puoi provare a convincerlo? Io non mi permetterei mai di dire che Cacciari sbaglia. Abbiamo delle opinioni diverse, come è naturale, in un referendum costituzionale dove né se vince il no né se vince il sì succede una catastrofe, questo diciamolo. Io parto da quello che disse Luigi Einaudi nel 1946 in Assemblea Costituente. Quanto più grande è il numero dei componenti un'assemblea, tanto più essa diventa incapace ad attendere all'opera legislativa che le è demandata. Altri sostenevano che invece per rafforzare il Parlamento bisognava riempirlo di parlamentari. Si decise di non scegliere perché l'Assemblea Costituente non fissò un numero di parlamentari, diede soltanto una proporzione rispetto al numero degli abitanti. Nel 63 fu la DC a inserire il numero attuale, 315-630 per il Senato e per la Camera, quando il Parlamento era l'unico depositario del potere legislativo. Le leggi le faceva solo il Parlamento all'epoca. Poi sono arrivate le regioni che fanno le leggi, poi è arrivata l'Unione Europea che fa le leggi e dall'83 in avanti la Commissione Bozzi, ve lo ricordate Aldo Bozzi, sembrava un personaggio del Risorgimento, aveva anche la barba all'insù, insomma non era proprio la fisionomia di un populista e di un descamisato, era un liberale. Dalla Commissione Bozzi in avanti tutti i tentativi di riforma costituzionale che si sono fatti hanno sempre mirato alla riduzione dei parlamentari, calcolando che più un'assemblea è pletorica e più è inefficiente e più persone si nascondono nella massa per non fare niente. Oggi abbiamo un terzo dei parlamentari che o non vanno mai o se vanno è per scaldare le sedie, mentre gli altri due terzi lavorano. Allora facciamo lavorare gli altri due terzi. E è una piccola riforma, non è che cambia tutto, però è l'unica condizione sine qua non perché noi possiamo modificare la legge elettorale, che ci aiuterebbe a risolvere l'altro problema, che è quello di sceglierli anche meglio, oltre che ad averne un po' di meno e quindi più autonomi, più responsabilizzati, più riconoscibili e più controllabili. Così la vedo io, ma non è che penso che sia una catastrofe se vince la posizione di Cacciari, semplicemente sarà un po' più difficile fare degli altri ritocchi mirati alla Costituzione che magari ci vogliono. Pensiamo per esempio a tutto il tema dei diritti e dei doveri nell'era di internet. Aspetta. Anche quelli andrebbero inseriti. Aspetta. Riforme puntuali però, cambiando uno o due articoli, non due terzi o un terzo come tentò di fare Renzi o Berlusconi. Aspetta, perché qua adesso ci stiamo, perché non è una catastrofe né se vince sì né se vince il no. Su questo sarà d'accordo anche lei, Cacciari, e sul resto è riuscito a convincerla un po', Travaglio? Forse pensa di votare sì? La mia battuta si riferisce a una vecchia storia che Travaglio e lei sanno benissimo. È un paese che è colpito da 30 anni di pseudo riforme, riforme abortite, chiacchiere di ogni genere, demagogie pestilenziali, eccetera, eccetera. Il problema è la riduzione del numero dei parlamentari, figurarsi se sono... Cacciari, aspetti, la fermo un attimo e chiedo alla regia di controllare l'audio perché non si capisce bene tutto, credo che abbiamo un piccolo problema. Marco Travaglio, insomma qui ognuno ha le sue posizioni. No, ma Cacciari ha ragione. E però ecco, posso solo ricordare che per il no al referendum sul taglio dei parlamentari sono anche molti tuoi compagni di battaglia. Ma sì, ma c'è un sacco di brava gente, no? Figuriamoci. Tommaso Montanari, De Magistris, Don Ciotti, insomma. Ma io, lo stesso, ma io li Sansa, capisco, loro hanno... Loro hanno due non preoccupazioni. Sono casta, no, loro... no. Ma io non ho detto che tutti quelli che sono per il no sono casta. Ho detto semmai che tutta la casta è per il no, che è un'altra cosa. Poi ci sono anche delle persone in ottima fede che però sono preoccupate da due cose che secondo me sono delle false paure. La prima, delegittimare il Parlamento. Ma
cosa ci sarebbe di più delegittimante per il Parlamento se una riforma dove per la prima volta nella storia il Parlamento si toglie dei privilegi e si automette a dieta venisse bocciata dal popolo? Allora il Parlamento direbbe: ma ci siamo levati i vitalizi, ci siamo diminuiti di un terzo il numero dei membri e il popolo ci boccia, ma allora ci riprendiamo tutti i privilegi. Cioè il Parlamento va applaudito per avere fatto in questa legislatura, in 2 anni, quello che non aveva mai avuto il coraggio di fare nel resto dei suoi giorni. Tra l'altro il risparmio non può essere la ragione di una riforma, però è un'ottima conseguenza. Io ricordo quando i presidenti delle Camere vantavano di avere tagliato lo 0,00 e qui si taglia il 7-8% dei costi del Parlamento. Non è questa la ragione della riforma, è una conseguenza comunque positiva che restituisce al Parlamento un po' di collegamento con l'opinione pubblica, la quale da anni dice: chiedete sempre sacrifici a noi e non li fate mai voi. Stavolta il Parlamento l'ha fatto con 4 votazioni, con enormi... Ma io spero, Massimo, spero che la prossima volta si taglino pure gli stipendi. Ma se tu gli bocci questo taglio, che è tra l'altro una norma costituzionale, per tagliare gli stipendi basta una legge ordinaria, non c'è mica bisogno di una riforma costituzionale. Però a furia di dire facciamo poco perché non facciamo il resto, alla fine non riesci mai a far niente. Facciamo almeno questo primo passo e poi li spingiamo a fare il resto. Cacciare. Se facessimo poco e bene, io sarei l'uomo più felice del mondo. Facciamo poco e quel poco male, perché se il problema è economico si riducevano gli stipendi senza tante leggi di riforma costituzionale. Se volevano fare una cosa seria facevano quello che dicevo io, che era già nel referendum di Renzi. Allora estraggono dal referendum Renzi la cosa specifica dell'eliminazione del Senato e siamo tutti contenti. Perché non l'hanno fatto? Ma perché non era un'eliminazione del Senato, Massimo? Te lo ricordi perché tu definisti puttanata quella riforma? Perché invece di abolire il Senato, Renzi aboliva le elezioni del Senato e faceva un senatino di 100 persone con dei consiglieri regionali che facevano il doppio lavoro. Era una roba assurda. Per cui noi dovemmo votare un terzo della nuova Costituzione con un solo voto. È quello che intendevo dire, perché non hanno preso l'idea giusta, declinata in modo sciagurato da Renzi, hanno preso l'idea giusta, eliminazione del Senato, e così avevano la riforma seria e in più anche la riduzione del numero dei deputati, e poi se erano bravi si riducevano pure lo stipendio. E allora applausi. Sì, facevo la campagna elettorale. Ma quello che dico io è che quando fai delle riforme monstre che cambiano metà o un terzo della Costituzione e poi costringono i cittadini a dare un voto su tutto, prendere o lasciare, le cose giuste e le cose sbagliate, vanno regolarmente a sbattere. Infatti noi avevamo detto fate delle riforme più piccole. Ma perché questo governo che non hanno fatto proprio anche facendo il tesoro della lezione del fallimento di Renzi, hanno detto bene, questa cosa molto precisa, il bicameralismo non funziona bene, eliminiamo il Senato, riduciamo il numero dei deputati, eccetera, eccetera. E avrebbero fatto una cosa semplice e fatta bene. Perché bisogna sempre continuare a fare le cose male? Allora, e questo è un domandone, come si direbbe, perché bisogna continuare a fare le cose male, e c'è chi dice meglio fare un pezzettino invece che niente, insomma, vedremo come, anche se l'esito è abbastanza scontato. Pezzettino alla volta, perché questo non è che esclude che poi dopo si facciano le altre, semplicemente è un piccolo passo, è un metodo diverso, bisognerebbe sapere è quello già, di cambiare, no? Che c'è un di cambiare pezzo per pezzo là dove va cambiato, mentre magari altre cose non vanno cambiate, ecco. Probabilmente se provavano a abolire il Senato non c'era la maggioranza del Parlamento che fosse disponibile a farlo e quindi sarebbe saltato tutto, che poi è la ragione per cui non si è mai riusciti a fare una sola riforma in questi anni, perché si metteva troppa carne al fuoco e poi regolarmente o il Parlamento o i cittadini la bocciavano. Senta, professor Cacciari, il PD oggi ha detto ufficialmente nella sua riunione della direzione sì a questo antidiscusso referendum. No, io non volevo proprio niente, ma semplicemente ricordavo la notizia. No, ma le volevo una volta di uno, una volta dell'altro. Ma siccome
all'interno del Partito Democratico pensano che se il PD dovesse perdere le elezioni regionali, a quel punto Zingaretti dovrebbe lasciare libera la segreteria, dovrebbe proprio mollare. Lo pensa anche lei? Ma nel modo più assoluto, ma non perché Zingaretti debba restare comunque, ma perché queste elezioni regionali non avranno conseguenze né all'interno del governo né con buona pace di coloro che stanno facendo fronte a Zingaretti all'interno del PD, perché sono elezioni, l'unica regione che potrebbe determinare qualcosa di analogo a quello che avrebbe potuto succedere se il centro-sinistra, se il PD avesse perso in Emilia-Romagna, è la Toscana. Sì. Se la Toscana va, come io penso, conferma insomma la maggioranza del PD di centro-sinistra, le altre regioni sono qualcuna del tutto scontata e altre sostanzialmente indifferenti. Quindi non avrà nessuna conseguenza il voto regionale né sul governo né sul PD. Dottoressa Colizza, a proposito di conseguenze di un voto, ci ricordiamo che la Francia andò a votare per le amministrative e non portò tanta fortuna perché eravamo già all'inizio della pandemia e poi le cose si misero malissimo per la Francia. Ecco, dobbiamo anche noi stare in guardia e aspettarci un consistente aumento dei contagi alle prossime regionali? Beh, ecco, le situazioni sono molto diverse. Nel momento in cui la Francia è andata al voto per il primo turno delle municipali, era pochi giorni in realtà prima dell'inizio del confinamento, e stavamo vivendo una crescita molto molto forte dei casi che non era certo dovuto in realtà alle elezioni. Le elezioni adesso, l'Italia si troverà ad affrontarle in situazioni di maggiore chiaramente controllo, una situazione epidemica più facile da gestire, quindi in realtà non c'è motivo per cui ci si debbano aspettare aumenti di casi legati alle elezioni. L'importante è investire chiaramente nella gestione del rischio durante queste elezioni, quindi ricordarsi comunque tutte le misure barriere da mantenere, cercare di ridurre al minimo il numero di presenze all'interno delle singole aule dove si vota, mantenere queste aule ben areate e chiaramente mantenere le distanze di più di un metro e mantenere l'uso delle mascherine. Ecco, quindi bisognerà vedere un po' anche se questo influenzerà l'affluenza alle urne, lo vedremo, ma stando alle regionali, Marco Travaglio, Salvini dice che sogna 1-7-0, cioè i sondaggi danno 5-2 o 6-1. In Campania per capirci, vedo 2, insomma, tanto che per fare un esempio, ecco, quindi. Esattamente, però insomma potrebbe vincere il centrodestra in queste elezioni. Sarebbe un problema? Sarebbe un problema solo per il centro-sinistra o anche per Conte e il suo governo? Ma io sono totalmente d'accordo con Cacciari. È veramente incivile continuare a far dire a certi tipi di elezioni quello che non devono dire. Perché questo referendum dovrebbe essere un test sul governo? Questo referendum è un test se bisogna lasciare i parlamentari a 945 o se bisogna ridurli a 600. Perché le regionali, invece di doverci dire chi governa nelle regioni, ci devono dire chi governa a Roma? Tra l'altro sono situazioni completamente opposte, perché a Roma governa un'alleanza fra centro-sinistra e 5 Stelle. Nelle regioni vanno separati, tranne che in Liguria, dove peraltro hanno fatto un accordo in extremis che, voglio dire, era come non farlo. Per il resto, il sistema elettorale è completamente diverso. Nel sistema a doppio turno, e certo, addirittura fra le regioni, per cui in Puglia puoi fare il voto disgiunto, in Toscana puoi fare il voto disgiunto, nelle Marche no, perché ogni regione ha la sua maledetta legge elettorale. Poveri elettori, quando ci sono, sempre, quando ci sono i sindaci, tu fai il doppio turno, quindi al primo turno voti per il tuo partito e al secondo voti di solito per il meno lontano da te. Qui no, qui è secco, qui vince chi arriva primo, subito al primo. Quindi è completamente diversa la situazione. In più, i sondaggi dei partiti nelle varie regioni non c'entrano niente con i sondaggi, tanto per farci un'idea, del governo. Il governo incredibilmente ha una popolarità molto superiore a quella della somma dei partiti. Perché? Perché ha un personaggio alla sua guida, che è Conte,
che in questo momento è molto più popolare rispetto alla somma dei partiti che sono suoi alleati e non ha un partito. Quindi è una situazione completamente diversa. Facciamo dire alle regionali quello che devono dire e speriamo che i partiti decidano, anziché di buttare via l'ennesimo segretario e di prenderne un altro senza aver fatto una riflessione, di fare dei congressi. I 5 Stelle lo devono fare entro la fine dell'anno. Appunto, il PD faccia il congresso invece di buttare via il suo ennesimo segretario senza domandarsi che cosa deve fare quello dopo. Sarebbe molto più intelligente. 5 Stelle, Cacciari, no? Di Maio certo, ha detto non hanno una guida. Che le alleanze, parlando delle regionali, mi scusi, ha detto che andavano coordinate meglio le alleanze, che è esattamente la cosa che Di Maio aveva detto anche alle precedenti regionali. Non so, con chi ce l'ha, con chi? Ma certo che andava coordinato meglio, ma è un governo, è un'alleanza che è nata, come tutti sappiamo, è nata sull'emergenza anche quella, sul suicidio di Salvini, cioè quindi... E finora, al di là dell'accordo per affrontare in un modo o nell'altro l'epidemia, ben poco, quasi niente, perché anche rispetto al referendum, appunto, poi il PD si è accomodato per forza, cosa doveva fare? Il referendum vincerà, ovviamente, perché la domanda è ovvia, vincerà il 70-80%. E quindi cosa doveva fare il PDS, che è l'unico che prendeva la mazzata? Sarebbe stato stupido da parte, anche io se fossi stato il segretario del PD e avrei detto votiamo sì, ma dai, siamo un po' realisti, no? Quindi... Allora, siamo un po' realisti, Cacciari, non lo so, lo vedremo, perché adesso abbiamo ripreso stasera 8:30 e avremo tanti mesi davanti per capire quanto riusciamo a essere realisti. Si potrebbe cominciare, per esempio, da un'annosissima questione che è quella della lotta all'evasione fiscale, che tanto per cambiare adesso ci spiegano di nuovo... che dovrebbe avere la massima priorità, anche questo da anni. Ecco, ma sentiamo il punto di Paolo Pagliaro in proposito. Infatti non è proprio una novità. La pandemia ha reso un po' meno popolare l'evasione fiscale, che l'Italia, a differenza degli Stati Uniti e di altri paesi, considera ancora un peccato veniale, quasi una forma di autodifesa contro la presunta invadenza dello Stato. Merita dunque un plauso il Senato, che la scorsa settimana ha approvato una legge che vieta a chi non paga le tasse o i contributi previdenziali di partecipare alle gare per ottenere un appalto pubblico. È una delle novità previste dal decreto semplificazioni, che dopo il sì di Palazzo Madama ora è in attesa del via libera della Camera. È una misura che potremmo definire di sinistra, come altre volute da questo governo, ma che ci è stata chiesta anche dall'Unione Europea ed è stata adottata, prima che lo facessimo noi, da Papa Francesco, che in giugno aveva escluso gli evasori fiscali dalla possibilità di ottenere un appalto vaticano. La nuova norma causerà molti malumori e prevedibili contenziosi, perché per l'esclusione dagli appalti non si richiedono accertamenti definitivi e pronunce di terzo grado con i consueti tempi biblici, ma ci si accontenta della constatazione di un'evasione palese. La legge risponde al bisogno di equità che la pandemia ha fatto sentire più urgente a molti italiani. Anche se non ne parla più nessuno, non è stato ancora metabolizzato lo scandalo di chi, pur guadagnando 15.000 euro al mese, ha chiesto e ottenuto il sussidio Covid. Uno scandalo che ha coinvolto parlamentari e amministratori regionali, ma anche una nutrita rappresentanza di quella che per pigrizia chiamiamo società civile. E siamo in chiusura, grazie Vittoria Colizza, grazie Massimo Cacciari, grazie Marco Travaglio, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio al film Il Giurato, che è un thriller con Demi Moore e Alec Baldwin, e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.